Un nome importante, un nome ti caratterizza, una parola dà un significato, dà una identità. Vi ricorderete che nella Bibbia Dio dice ad Adamo di dare un nome ad ogni essere vivente e che da quel momento quello sarebbe stato il suo nome per sempre. Da qui il famoso sketch di Giobbe Covatta che dice: Adamo vide un animale e disse: Tu sarai porco. E il porco dice: Ma perché proprio io? Ecco, partiamo da questo per parlare di generazioni, di generazione Covid in particolare e di come questo nome potrebbe condizionare un'intera generazione di ragazzi. Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore. E benvenute e benvenuti in Parola di Life Coach, un saluto a tutta la community. Vi ricordo come sempre che potrete scaricare, se vorrete, attraverso il link in descrizione un audio corso gratuito sulla self-confidence o visitare tutti i miei social ed entrare in contatto con me. Di che cosa parleremo oggi? Di generazioni. Generazioni boomers, generazioni X, generazione millennials, generazione Covid, questa nuova parola. Ve ne parlerò sulla base della mia esperienza personale di lavoro con i ragazzi. Questo è il secondo anno esattamente che mi occupo di fare coaching nelle scuole, quindi sono a contatto con i ragazzi e anch'io sono entrato nel fantastico mondo della DAD, cioè della didattica a distanza. L'anno scorso ero in Italia per fare questi corsi. Potevo quindi anche godere del caldo e non soffrire l'inverno berlinese, del buon cibo, ma soprattutto essere in contatto reale con i ragazzi, essere lì fisicamente. Quest'anno sto sperimentando la didattica a distanza, cosa molto interessante per chi come me si occupa di public speaking e di comunicazione, quindi capire come rendere efficace anche questo tipo di strumento, e ve ne parlerò in questa puntata. Prima però vorrei fare una panoramica su quelle che sono le varie generazioni e vi ritroverete in alcune di queste, in altre ritroverete i vostri genitori, forse i vostri nonni, se siete particolarmente giovani, ed è veramente curioso vedere come a questi nomi corrispondano poi delle caratteristiche ben precise. Un po' come la storia iniziale. Una volta dato un nome, quel nome diventa un marchio o addirittura un'identità che è poi difficile togliersi di dosso. Partiamo dai baby boom, cioè la generazione che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi nel pieno del boom economico, del boom demografico. Stiamo parlando dei nati tra il 1945 e il 1965, e precisamente la generazione dei miei genitori, la generazione di quelli che oggi sono anziani, diciamo la verità, quindi per molti saranno i nonni. Una generazione di persone nate nella povertà, ma che ha potuto cavalcare il boom economico, soprattutto a partire poi dagli anni 60, quindi quando avevano 15-20 anni, e sono riusciti un po' tutti a crearsi, a farsi una posizione, come si dice, cioè a comprarsi una casa, una macchina, i primi elettrodomestici, i primi vestiti eleganti, gli accessori, le cinte, le borse, gli orologi, comprare un garage, comprare una seconda casa per i figli, una casa al mare. Ecco, generalmente quella generazione ha potuto fare investimenti e non solo, è l'unica generazione che ha potuto creare un risparmio economico, avere un conto in banca ed è anche stata la generazione che ha guadagnato più della precedente. Cioè la generazione dei miei nonni che ha vissuto a cavallo delle due guerre mondiali e che ha quindi affrontato anche
appieno di dopoguerra, era una generazione che apparteneva intanto ad un mondo antico ancora, un mondo contadino, un mondo che per secoli è stato abbastanza lo stesso, soprattutto nelle province, nel meridione d'Italia o nelle campagne in generale. E con grande sacrificio, con grande slancio, è riuscita a superare questi problemi e a permettere alle generazioni successive, anche per una serie di giochi politici, per esempio il piano Marshall, gli investimenti fatti nel dopoguerra dagli Stati Uniti in Europa, in Italia in particolare, insomma, ha dato modo alla generazione successiva, a quella appunto dei baby boom, dei boomers, di poter realizzarsi. È quella dei boomers, una generazione che è adesso presente anche su Facebook, su WhatsApp, sui social, ed è una generazione che è attenta alla salute, che ha una lunga longevità, alla quale vengono rivolte delle accuse. Una fra tutte quelle di aver cresciuto i propri figli, io rientro nella generazione successiva, quella dei figli, con il mito del poter dare tutto quello che era necessario, cioè del dargli tutto. Li ha viziati, ha cresciuto una generazione, quella successiva, molto più debole della precedente. E anche la generazione delle lotte, la generazione del 68, la generazione che si è opposta al potere, per poi entrarne in qualche modo a farne parte, insomma, anche negli apparati, nei partiti. Quindi una generazione che è stata protagonista, in un certo senso, molto attiva della vita sociale e della vita politica. Andiamo a vedere la generazione successiva ai boomers, cioè... Generazione X, X Generation, nati tra il 1965 e il 1980, vivono la fine del boom economico e la caduta del muro di Berlino. Chi ha la mia età se lo ricorderà. È stato un evento incredibile. Anche se eravamo molto giovani o qualcuno addirittura piccolo, ha svelato che dietro il mondo del muro c'era un mondo fatto di povertà. Un'Unione Sovietica che viveva una grande povertà. Ed è stata anche la scomparsa del nemico storico. Non c'era più il comunismo. Quindi ci siamo ritrovati, in un certo senso, senza l'antagonista, soli nel mondo. È stata la fine del boom economico. Siamo cresciuti in delle famiglie benestanti, abbastanza ricche, e abbiamo visto poi il mondo diventare sempre più precario, il mondo del lavoro, abbiamo scoperto la recessione, la crisi economica. È stato un periodo abbastanza complesso, svanire una serie di certezze. Ed è generalmente la generazione X una generazione considerata debole, considerata arrendevole, ed è molto più povera della generazione precedente. Cioè, se i baby boom possono permettersi vacanze, wellness, insomma una vita agiata, la generazione X deve addirittura spesso chiedere economicamente aiuti alla generazione precedente per poter pagare mutui, per poter far fronte a delle spese. Per non parlare, per chi ha vissuto un divorzio e sa benissimo che spesso deve tornare a casa dei genitori per evitare di finire in mezzo ad una strada. Quindi capite che è una generazione, se vogliamo definirla così, un po' più sfortunata, ha visto diversi eventi che hanno portato un cambiamento e non sempre ha saputo adattarsi a questo cambiamento. Caduta del muro, torri gemelle, ecco, potrei citare ancora altri cambiamenti. Ed è la generazione X questa.
E arriviamo ai famosi millennials, ne avete sentito parlare sicuramente. È quella generazione nata tra gli anni 80 e i 2000. È una generazione che ha maggiore dimestichezza con tutto quello che è il mondo internet, quindi social media, le varie tecnologie, le app. È un mondo che ha in un certo senso interiorizzato l'idea di precarietà, perché già esisteva la precarietà. Per noi della generazione X abbiamo dovuto imparare l'idea di precarietà. Loro sono già dentro la precarietà. Vivono con le famiglie, sono un po' considerati i bamboccioni. Ovviamente sto andando per cliché, tutto quello che dico non vale per tutti. È chiaro che qualcuno starà dicendo: no, ma come, io non mi riconosco in questa generazione o in quell'altra. Sto parlando di come il mondo vede, come il mondo ha marchiato, come il mondo ha classificato questi gruppi di individui. E sono una generazione millennials anche molto mobile, sono una generazione che conosce l'Europa. Berlino è abitata da tantissimi millennials, ha una generazione molto giovane, ci sono tanti italiani giovani, tanti millennials. Conosce, ripeto, l'idea di precarietà e quindi del cambiamento di lavoro. Sanno che faranno un lavoro oggi e che quel lavoro non sarà il loro lavoro per tutta la vita. E arriviamo alla generazione Z. È quella composta dai nati fra la fine degli anni 90 fino al 2010, quindi ragazzi di oggi, ed è una generazione che è nata con le tecnologie, conosce tutto il mondo internet, social da sempre. Non sa cos'era cercare un indirizzo su una mappa o memorizzare un numero di telefono. Hanno da sempre avuto tutti gli strumenti, sin da piccoli, con YouTube, Facebook, Instagram, tutti gli strumenti che oggi utilizziamo. È una generazione legata anche molto al mondo del videogioco, sono dei gamers, hanno un modo di socializzare che è composto in grossa parte, in grossa percentuale, dal mondo virtuale. Ecco, la generazione X era ancora quella generazione cresciuta per strada. Da bambini noi giocavamo per strada, questo è già cambiato per la generazione successiva, sicuramente non esiste per la generazione Z. I genitori di questa generazione sono gli appartenenti alla generazione X, quindi un po' i quarantenni, cinquantenni di oggi, sono dei genitori amici, non più il padre o madre autoritari, ma genitori amici, cosa che non sempre va bene, è un po' un passo estremo dall'essere autoritari, troppo autoritari, all'essere troppo permissivi, ma di questo magari parleremo un'altra volta. Hanno una generazione di docenti, e questo lo posso dire per esperienza personale, molto appassionata. Quando noi della generazione X andavamo a scuola, avevamo invece degli insegnanti che cercavano ancora di far valere la loro autorità, autorità che non avevano più. Non c'era un dialogo vero e proprio tra insegnante e alunno, c'era un non comprendersi. Almeno questa è stata la mia esperienza, ovviamente non con tutti i professori. Pensate che c'era un professore che mi cacciava fuori perché io avevo i capelli lunghi, cercando di far valere la sua autorità. Cosa che ovviamente non ha funzionato, perché dopo 3 giorni ha dovuto arrendersi e guardarsi i miei capelli lunghi. Sembra assurdo raccontato oggi, nessun insegnante lo farebbe più, o sarebbe veramente un caso raro, ma all'epoca questo era tollerato anche dalla scuola, anche dai genitori se volete. Nessun genitore sarebbe andato in classe a dire all'insegnante: «Ehi, ma lei come si permette?». Da un lato, quindi, c'era questo tentativo ancora ultimo di far valere un'autorità che già
non valeva più e che produceva l'effetto opposto, perché poi in questo caso specifico aveva contribuito a mitizzare la mia immagine di ragazzo all'interno della scuola, quello che aveva detto di no, che aveva fatto valere un diritto. Mi ha dato grande credito questo durante l'adolescenza. Oggi gli insegnanti sono diversi, gli insegnanti che io ho incontrato negli anni facendo teatro e che adesso incontro nelle scuole facendo coaching sono molto appassionati del loro lavoro, vivono il precariato e le difficoltà del mondo della scuola, del sistema scolastico sulla loro pelle, non hanno quel riconoscimento sociale che un tempo aveva l'insegnante. Un tempo era il professore, il preside, il direttore, e tengono molto a cuore le loro materie e il rapporto con gli alunni. Sono empatici verso i ragazzi, fanno questo lavoro non per prestigio ma per grande passione. Quindi posso dire che c'è stato un miglioramento, a mio parere, in questo senso, nella qualità degli insegnanti. C'è stato un grande passo in avanti, proprio dal punto di vista del creare un rapporto. Qual è la mia esperienza con la generazione Z? Sono dei ragazzi che, è vero, sono molto presi dai social, dai cellulari, che hanno un'altra visione del mondo, che è diversa dalla mia sicuramente, quindi che richiede un ascolto quando ci si sta di fronte per poter comprendere bene il loro linguaggio. Sono però ragazzi che sanno sorprenderti, sempre, come tutti i ragazzi sanno fare. È solo un cambio di linguaggio, un cambio di interessi oppure un cambio di interpretazione del mondo rispetto alla generazione precedente o alle generazioni precedenti, quello che loro vivono, ma hanno sempre questa purezza, questa genuinità, questa capacità, ripeto, di creare meraviglia in chi lavora con loro. In questi giorni stiamo affrontando un'altra fase che è quella del Covid, della pandemia, della didattica a distanza e del lockdown. E questo creerà, ha già creato un nuovo termine che è generazione Covid. Ed è di questo che sto parlando in questi giorni con i ragazzi. Come si sentono loro? Come stanno vivendo questa situazione? Quando incontro una nuova classe, la incontro a distanza, quindi sul computer, spesso noto dei segnali molto preoccupanti. La non accensione delle webcam, quindi la voglia di non mostrarsi, e il tono della voce quando cerco di coinvolgerli. E sento a volte questo tono quando parlano, che è sinonimo di stanchezza o forse addirittura depressione. La prima cosa che faccio, voglio condividerlo perché potrebbe essere utile per chi parla con i ragazzi, lavora con i ragazzi, per gli insegnanti. La prima cosa che faccio è aprire un dialogo con loro. Non si può far finta di niente, non si può trascurare questo malessere, perché è diffuso. Parliamo di un'alta percentuale di ragazzi che stanno vivendo questa situazione interpretandola fondamentalmente in maniera nociva. Quindi io apro un dialogo con loro. Quali sono le prime risposte che spesso mi arrivano? Siamo i più sfortunati perché stiamo vivendo i nostri 18 anni, gli anni migliori, in questo modo. Non so se questa osservazione venga indotta dalla televisione, dai giornali, dai genitori, non ne ho idea. Ma la prima cosa che cerco di fare, il primo dialogo che cerco di aprire con loro è proprio su questo punto. Non siete i più sfortunati. Ponendo la cosa sotto forma di domanda, siete sicuri di essere i più sfortunati, i più colpiti? Pensiamo a un anziano da solo in una casa di riposo. Pensiamo a chi ha i figli all'estero.
e che ha bisogno di aiuto e che non può essere raggiunto da nessuno. Pensiamo a chi vive all'estero, che non vede i genitori, non li ha visti a Natale, non li ha visti a Capodanno. Pensiamo ai bambini più piccoli, a chi sta facendo la scuola elementare. Pensiamo a chi ha perso il lavoro, pensiamo ai genitori. Insomma, allargare il punto di vista empaticamente, questo è importante perché andiamo a annullare un attimino l'ego. Cioè, non è che il mondo ce l'ha con me. Perché è capitato proprio a me? Perché proprio a me che ho 18 anni? Cosa mi stanno rubando? Cosa non potrò mai più recuperare? E questo è il secondo tema, perché alcuni dicono va bene, ok, sì, forse è vero, ci sono persone che soffrono di più, ma noi non abbiamo la possibilità di fare progetti perché di fronte a noi abbiamo un futuro incerto. Ok, facciamo un salto indietro. Io faccio questo discorso con loro. Oggi non puoi fare progetti perché il futuro è incerto, è vero, non sapremo come sarà il 2021, come sarà il 2022, come usciremo e quando usciremo da questa pandemia. Era diverso nel 2019? Pensiamoci bene, chi ha fatto un progetto nel 2019 pensava di avere di fronte a sé un futuro certo, o perlomeno il solito futuro, permettetemi questo gioco di parole. E poi si è visto arrivare una pandemia che nessuno si aspettava. Questo per dire cosa? Che il futuro, essendo tale, non è mai certo. Non sai nel 2019 cosa potrà succedere nel 2020, non lo sapevi, e non sai nel 2021 quello che potrà succedere nel 2022, di buono o di cattivo. Anzi, oggi hai un vantaggio, perché oggi inizi a progettare tenendo conto del corona, cosa che non potevi fare prima. Guardate bene come il cervello cerca ancora di giustificare l'idea del sono la generazione, appartengo alla generazione più sfortunata, quando in realtà ci sono dei vantaggi. Guardando bene la situazione, allargando il punto di vista, questo è il lavoro del life coach, no? Guardando, alzando il punto di vista, ampliando il punto di vista, scopro che in realtà, se non ho fatto un progetto ieri e lo sto facendo oggi, addirittura ho un vantaggio. Attraverso questa discussione comincio a tirarli dentro e inizio a parlare con loro di visione. Che cosa volete fare da grandi? Qual è il vostro sogno? Facciamo finta che non ci sia nessun Covid. Qual è il vostro sogno? Cominciamo a costruire una visione. Non accetto un lavoro qualsiasi. Voglio qualcosa di più specifico. Voglio sentire un sogno. Ricominciamo a parlare di sogni. Ricominciamo a parlare di visione futura, di che cosa voglio fare da grande. Iniziamo a creare un movimento e questo movimento dopo un po' diventa un movimento fisico, perché invito loro a creare uno shift nel corpo. Facciamo a volte degli esercizi fisici di riscaldamento, di movimento, e vedreste, se poteste, come la loro energia cambia. Inizia a vedere i sorrisi, il loro modo di parlare cambia. Se prima era un po' questo, dopo un po' diventa, una volta che viene stuzzicato, provocato, diventa questo qua. Iniziano ad avere un ritmo, una voce diversa, si è creato il rapporto in quel momento. Ti fanno domande, domande alle quali io non sempre ho le risposte. Però le domande ci permettono di riflettere insieme, di fare un lavoro collettivo e passiamo da quella sensazione di arrendevolezza, di stagnazione, dall'essere in una palude nella quale meno ci si muove meglio è per evitare di affondare, a una sensazione di rivalsa, a una voglia di voler fare. E allora cominciamo con i challenge, con creare una morning routine, una evening routine, un diario di bordo, degli obiettivi. Iniziamo a dare un movimento verso il miglioramento e a creare un senso di sicurezza, cioè
ad aumentare la self-confidence, perché ragazzi, questo lo dico a loro e lo dico a chi ci sta ascoltando, sarete marchiati con questo nome, la generazione Covid, come ogni generazione è stata marchiata, e vi metteranno delle etichette. Sarete la generazione che forse verrà aiutata o sarà stata aiutata con il prendere la laurea o il diploma o l'avere un voto migliore, che avrà qualche sostegno, ma dopo un po' rischiate di essere considerati un peso e voi non potete permetterlo. Voi dovete essere la generazione che, nonostante questa difficoltà, è riuscita a farcela. In questo momento bisogna lavorare nelle scuole con i ragazzi, con i figli, con i fratelli più giovani, con i nipoti, per far capire loro che questo è il momento di dimostrare quanto sono forti, quanto sono capaci. È un lavoro, ma bisogna aprire una piccola crepa verso il pensare diversamente, il pensare in positivo, perché poi attraverso quella crepa si potrà puntellare e aprire un varco verso il futuro. Questa generazione non deve smettere di sognare. Se loro non lo permetteranno, nessuno potrà rubare loro il futuro. Quindi, quando qualcuno vi marchierà come generazione Covid, voi dovrete avere quel sorriso, quella luce negli occhi di chi potrà dire: vero, io appartengo alla generazione Covid e sono uno di quelli che, nonostante questo, è riuscito a, che proprio perché ha vissuto quella difficoltà si è fortificato. Questo è il lavoro che sto facendo personalmente nelle scuole, con il supporto dei presidi, degli insegnanti e di chi organizza questo progetto. Ed è un lavoro veramente interessante. Avevo oggi voglia di condividerlo con voi. Mi piacerebbe anche sentire le vostre opinioni. Se volete, potete scrivermi su Instagram, magari è il modo più semplice, perché è un lavoro straordinario che ti riempie di gioia, che ti dà la motivazione. Ci sono giorni in cui è più difficile, ci sono giorni in cui è più facile, ci sono classi che partecipano di più, ragazzi che partecipano di meno, a volte è più faticoso, certo, però porti a casa qualcosa di straordinario, un risultato, senti di aver dato e soprattutto di aver ricevuto, perché davvero questi ragazzi, che non marchiamoli come ragazzi sfortunati che non ce la faranno, non è vero, hanno delle risorse incredibili, stanno soffrendo, stanno vivendo una situazione anomala come tutti quanti, ma se stimolati bene hanno delle risorse, e proprio perché stanno vivendo questo io sono certo che sapranno sorprenderci. Bene, così termina questo episodio di Parola di Life Coach. Grazie sempre a tutti e a tutte per l'ascolto, per il sostegno, per i messaggi che ricevo. Non dimenticate di scaricare il corso, l'audiocorso gratuito sulla self-confidence. Mi trovate su carloloiudice.com e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore.